bella ragazzi, bella 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 ragazzi, spostiamo la telecamera. Allora ragazzi, adesso partiamo con una mega 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 live non tanto lunga di Cyberpunk versione 2077 versione PS5. Spengo la telecamera e andiamo avanti, eh? Ci vediamo dopo. Ciao amici. Violazione dei file, si acconsento. No, allora vediamo un attimo impostazioni se hanno fatto qualcosa di figo. Gioco possiamo farlo anche leggera. Normale, che cazzo ho combinato. Magari l'accendo perché non vorrei. Modalità grafica, prestazioni, ray tracing. Ok. Perfetto, lingua italiana, controlli presentivi, interfacce. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Okay. Ciao ragazzi, mitici, benvenuti. Cyber Mega Punk, spariamo 2077. Lo facciamo facile perché sì. No, ma di vita da strada corpo, tipo. Dai, facciamo nomade. Andiamo a prendere la ragazza. Allora, questi sono già quelli un po' predefiniti. Questa già mi piace. Io sono V. Io sono V. Tipo pelle, vediamo un attimo. Ci sta. Pettinatura. No. Non è male così. Casco di banane. No, mi sa che la prima è la più bella. Vediamo un attimo. Sì, la prima è quella che mi piace di più. Anche se la rasatura qua non è che mi fa impazzire a me, eh? Rossi ci stanno. Colore degli occhi. Siamo belli azzurri. Sopracciglia, magari le mettiamo un po' più. Così, magari un po' più scuretto, ecco, il nasino ci sta, bocca mi piace, ma se le orecchie ci stanno, cyberware. Diventa un po' pasticcio. Non è male. No, senza cicatrici. Tatuaggio. Piercing. Ci sta. Vabbè, i denti. Cosa fa? Apre la bocca? Eh sì. Vabbè. Dai, così ci sta. Tocco occhi. Vediamo se lo cocchi, no, mi piace, è leggero. Allora, oh, imperfezione. Allora, colore unghie. Tatuaggi corpo, uno.
cicatrici corpo, no, successivo. Allora, fisico, vediamo un attimo fisichino. Ah, questi sono i punti. Intelligenza, riflessi. Facciamo così. Conferma. Confermiamo. Ah, scusami. Oh, allora in teoria dovrebbe essere istantaneo, eh? Cioè. Ovviamente. Istantaneo. Packers. Il modulo accoppiatore elettronico. Avevi detto che era una cosa da niente quando te l'ho portata. Ne eri sicuro? Tutto tradotto, raga. Tutto tradotto. Poi fanno giochi che non sono neanche tradotti. Mi sarò sbagliato. Puoi sempre cercare un'altra officina in cui non chiedano a una nomade solitaria che ci fa sul confine. La mia pazienza ha un d'accordo. Limite. D'accordo. Spostati. Cosa? Hai idea di cosa fare? Bypasso l'accoppiatore e inserisco un collegamento. Il compressore resterà attivo. Potrebbe fondersi. Qualcuno ha chiesto la tua opinione? Ah. Allora, con questo senso non mi sento non ho. Aspetta, attaccato. Va bene, un file. Candele, quarto per entrare in negozio, rete. Perfetto, 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 perfetto. Allora, mi dava un po' l'impressione di stare un po' malino. E me la sto dando ancora adesso, eh. Vi dico la verità. Vediamo se dopo migliora. Ok, vediamo cosa succede. Oppure facciamo una cosa del genere. Impostazioni. CDR lo chiudiamo. Come ti avevo detto. No. Niente male. La domanda è quanto durerà. Abbastanza da portarmi a Night City. Lì troverò una soluzione. Come no? Sto cercando una persona. Jackie Wells. Per caso lo... Si poteva fare? Altro che... Certo non un bel lavoro. Tanto valeva usare lo sputo e il nastro adesivo. Ha funzionato, è abbastanza. L'antenna su questo bidone non sembra andare forte. Non si sentirà molto. Ma non mi dire. Ehi, hey Mike, non sapevo che avessi una cliente. No. È arrivata qualche ora fa, io pensavo che ti avesse già avvertito. Sta tranquillo, Mike, chiariremo subito le cose. Non lo sai che devi avvisare lo sceriffo ogni volta che entri nella sua città? Dirgli cosa ti porta qui, magari davanti a una bella tazza di caffè.
Tranquillo, non resterò a lungo. Ma non hai risposto alla mia domanda, eh? Mi chiamo Andrew Jones, avrai sentito parlare di me. Temo proprio di no. Ero nelle forze speciali durante l'ultima guerra. E il nome Silver Shogun ti dice qualcosa? Temo proprio di no. Non sei molto socievole, eh? È un veicolo dei nomadi, quello? Dovevo aspettarmelo. Finisco qui e vado. Non ho motivo di restare. No, infatti. Nessun cazzo di motivo. Non c'è niente che mi fa ribollire il sangue come i randagi. Dove si è accampato il tuo clan? Non c'è nessun clan, nessun campo. Sono qui da sola. No, non me la bevo. I nomadi si muovono sempre in branco. La mia famiglia si è sciolta. Per questo sto andando a Night City. Il che ti rende una reietta tra i reietti. Di certo spero che tu te ne vada presto. Ehi, sto parlando con te. Ho visto una torre di comunicazione. La mia antenna è fuori uso. Devo contattare una persona. Quello che devi fare è levarti di torno senza dire un'altra parola. Non voglio più vederti gironzolare da queste parti. Capito? Te l'ho già detto. Non voglio problemi. Allora smettila di cercarli e vattene per la tua strada. Ok, grazie. Ottimo. Vabbè, a livello grafico ci sta, raga. Ha fatto un bel lavoro. Anche i grilletti, niente male. Ah, infatti devo andare di là. No! Non devo scendere. Un po' strano. Porca miseria, sta macchina quanto tazza. Niente male, eh. Collega cavo satellitare alla torre. Cazzo. Pronto? Rispondi! Rispondi! Ah, finalmente ti trovo! Willy McCoy, è bello sentire la tua voce. Vi!
Vorrei poter dire lo stesso. Mi serve il tuo aiuto. Per l'ultima volta. Per l'ultima volta? Di nuovo? Devo trovare un cliente con un carico per me, ma non so dove sia. Ah, ok. Eri nel posto giusto, al momento giusto? Ma certo. Forse il cliente mi ha lasciato un messaggio. Puoi controllare? Mm-mm. Certo, ma è l'ultima volta. Dico davvero. Il nome del cliente? Jackie Wells. Ah, in effetti ha lasciato un messaggio. Ti aspetta in una fattoria. Ti invio le coordinate. Grazie, Willy. Ti devo un favore. Già? Non farti ammazzare. E non chiamarmi più. No, porca miseria! Sta deficiente! Ma dovevi andare giù dalla scaletta, no così? Minchia come sgomma. Bam! Da un albero. Non credo che era qua la strada, raga. Però temevo di dovermi dare all'agricoltura. Spero che tu sia qui per me. Credo proprio di sì. E tu sei? Mi chiamo Jackie Wells. V, allora hai un carico da trasportare. A casa mia, prima di parlare d'affari, condividi un po' di te. È un'usanza e anche buone maniere, sai? Iniziamo da te, allora. Nato a Night City, o Haywood nel sangue. Mai stata a Night City. Non significa molto per me. Ora, immagina un posto in cui tutti sono tuo fratello, tua sorella o perlomeno distanti cugini. Credo di capire. Non sono tenuti a piacerti, ma sono la tua famiglia. Quella è Haywood, oltre al fatto che girano tutti armati. E tu? Diciamo che vengo da una mia Haywood. Tu e io andremo molto d'accordo. Il carico. Che c'è dentro? Meno ne sai e meglio dormi. Non lo so nemmeno io, ed è meglio così. Non sai cosa dovremo contrabbandare? Sono merci corporative rubate. Rubate? No. Qualche idiota le ha perse, un altro idiota le ha trovate, le ha vendute, e ora sono qui. Sai com'è? L'effetto farfalla, quella roba lì. E nessuno sta cercando questa cassa? Non è un problema se cercano. È un problema solo se la trovano prima di attraversare il confine, no? Carichiamola sull'auto. Ma certo. Iniziavo a pensare che non saresti venuta. Mi hanno trattenuta. E poi non sei proprio facile da trovare. Tengo un profilo basso, sai. Lo sceriffo sembrava un gran rompicoglioni. Già. Un minuto. Che bestione!
andiamo? Hai i documenti di trasporto? Ma certo. Il Fixer non ti ha dato tutti i dettagli? Sì. Volevo solo assicurarmi. Ascolta, amica. Siamo entrambi professionisti, no? Perché sei nervoso? Io? Nah, por favore. Forse un po'. Mamma mia. Ehi, siamo quasi al confine. E ora? Niente, ci scansionano e controllano i documenti. No, non ti potrei andare la manetta. Ok. Lascia parlare me. Cazzo. Portate il veicolo nell'area di ispezione. Restate nel veicolo. Il check di sicurezza inizierà tra un attimo. Ho un bruttissimo presentimento. Passami i documenti. Vorranno vederli. Eccoli qua. Vediamo. È indicato come LOA. Perfetto. Che significa? Perso all'arrivo. Significa che la merce è stata registrata come persa non appena attraversato il confine. Oh, quindi sanno che è contrabbando? Stanno per scoprirlo. Il proprietario del veicolo nell'area di ispezione è richiesto per ulteriori accertamenti. Ah, porca puttana. E ora? Se vogliamo che il doganiere chiuda un occhio, dobbiamo dargli qualcosa in cambio. Hai il chip di credito con la mazzetta? Oh, sì, già. Me l'ero dimenticato. Perché sono i soldi, il chip. Dimenticato, ovviamente. Terrò il motore acceso, in caso di problemi. D'accordo. Se hai un'arma, mettila qui. Ti aspettano nella stanza 2. Mi saranno collezionabili, credo. Si sieda. Documenti? Controllo di routine? Forse, vedremo. Che cosa trasportate? È scritto lì. Tutto quanto? C'è un altro allegato ai documenti. Ah, sì. Ricordami, per quale clan nomade guidi? Nessun clan. Lavoro per me stessa. Audace e poco intelligente. Sai, quando vedo qualcuno come te, sono sempre felice di trovarmi da questa parte del tavolo. La cosa è reciproca. Va pure. Il tuo socio ti aspetta in auto. Bella mazzetta, eh? Non dimenticare i tuoi oggetti personali. Fa attenzione con quel giocattolo. E benvenuta a Night City. Quelle piccole merde credono che Night City sia una sorta di paradiso. Che ci vuoi fare? Giovani, ingenui, per non dire ignoranti. Che è successo lì dentro?
Te lo dico dopo. Prima andiamocene da qui. Sì, ok. Oh. Puoi dirmi cos'è successo lì dentro? Uno stronzo della dogana ha fatto il pignolo. Non è normale. Non fino a quel punto. Prevedi problemi oltre la curva. Tu pensa a guidare, Jackie. Sta arrivando qualcuno. Non promette bene. Fermate immediatamente il veicolo. Andiamocene da qui. Ok. State contrabbandando merce di proprietà corporativa. Ripeto, fermate l'auto. Merda. Porca. Cosa difficile. Quando sparo non girarti, cazzone! Non mollano! Oh, continua a girare sto schermo! Oh, che esplosa! Ah. Non possiamo fermarci qui. Questo posto sembra deserto. Fermiamoci qui. Devo sistemare alcune cose prima di proseguire. Figlie di puttana, succhia cazze! Per poco non ci facevano secchi. E tu questo lo chiami contrabbando? Cazzo! Doveva andare tutto liscio! Niente problemi! Se credi che sia colpa mia, abbi almeno le palle di dirlo chiaramente. Non lo so ancora. Lo è? La sicurezza di confine ha avvertito la corporazione che abbiamo il loro carico. Com'è possibile che quei doganieri ci fottano come meglio credono? E senza conseguenze! Ha corso un rischio. Ha ipotizzato che non avessimo un clan a coprirci le spalle e aveva ragione. Fottutamente ridicolo. E ora? Abbiamo attraversato il confine. Ora mi paghi e ognuno va per la propria strada. Te lo devo dire. Sono un po' a secco. No. Al momento non posso pagarti. E che cazzo. Ti darò i tuoi soldi dopo che avrò incassato la mia parte per questa merda corporativa. E tu hai pensato che sarei rimasta tranquilla ad aspettare? In realtà pensavo di non pagarti affatto, di mollarti lì e sparire una volta attraversato il confine, ma non sei male. Mi hai fregato. Oh, scusa per aver offeso il codice morale di una contrabbandiera. Quindi ora che si fa? Ora diamo un'occhiata a quella cassa. Apri. Oh, cazzo. Sulla cassa c'è scritto Arasaka. Stiamo derubando dei pezzi grossi. Allora forse anche il bottino sarà grosso. Non scherziamo. Una vera iguana.
e delle piccole Antille, credo. Credi che valga qualcosa? Sì, credo che ci renderà molto felici. Ci? Sì, socia. Divideremo a metà. Qualsiasi fixer decente troverà uno interessato a un gioiellino come questo. È un peccato, però. Ho sempre voluto un animale. Avevo pensato di chiamarlo Manny. Manny. A ogni modo, sai già che cosa farai. Ok, ragazzi, allora. Facciamo una cosa di questo tipo. Lascio qua in stand by e noi ci vediamo dopo. Mi faccio una bella mangiata e poi ci vediamo insieme. Ciao amici miei. Mi raccomando, tra pochissimo su Twitch con Cyberpunk 2077 e poi stasera altri miliardi di giochi. Ciao a tutti, a dopo. Buon appetito. Buon appetito. Ciao, mitici.